Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rox e benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Oggi video un po' particolare perché questo canale, lo sapete, parla e tratta di musica. Oggi parliamo di musica, religione e anche politica, roba che, oddio, bisogna, quando si parla di queste due ultime, quindi politica e religione, non è che sia sbagliato parlarne, ma bisogna andare coi piedi di piombo. Naturalmente, ovviamente, io mi aspetto commenti felici, felicissimi, ma anche commenti rabbiosi, perché quando si parla di religione o quando si parla di politica, comunque, volenti o nolenti, non si può accontentare tutti. Quindi o si sta di qua o si sta di là. Quindi direi sigla e cominciamo. Bene, allora eccoci qua. Prima di cominciare, io lo chiedo sempre ogni volta con il cuore in mano: se vi fa piacere lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, aiuterete a far crescere questo canale. E non di meno, se vi fa piacere, fare un salto sul mio sito robyrox.it, soprattutto per gli amici chitarristi, possono trovare materiale gratuito ma anche impulse response, preset che realizzo per i vari sistemi digitali. Ma veniamo a bomba. Allora, musica nel mezzo, religione e politica dalle due parti. Allora, sostanzialmente il concetto, la domanda e la riflessione che voglio porvi oggi è: ma la musica, il musicista può, deve e può, se vuole, immischiarsi in faccende politiche e o religiose? Naturalmente volere e potere tutto si può, ci mancherebbe, ma è giusto? È sbagliato? Fa bene? Fa male? Naturalmente manco a dirlo anche stavolta, una risposta unica non esiste, ci mancherebbe. Chi sono io per dire questo è vero, questo è sbagliato, questo è giusto, questo no? Ovviamente ognuno in cuor suo ha una propria coscienza, ognuno, si spera, abbia un proprio cervello, quindi ovviamente ragionerà, ovviamente farà le proprie scelte in base a quello che gli dice il cuore e quello che gli dice la materia grigia, ci mancherebbe. Ma volevo appunto analizzare un po' la questione, almeno così, diciamola in maniera anche abbastanza superficiale, ma che sia uno spunto per poi riflettere. Magari se commentate, se mettete e scrivete i vostri commenti, io spero e mi auguro, ragazzi, tutti quanti in maniera educata e civile, sicuramente possiamo non solo farci un'idea un po' più ampia di come la gente la pensa, e lungi da me andare a cambiare le idee a qualcuno, ma magari potremmo riscoprirci tutti noi di dire: sai cosa? Forse hai ragione. Ricordiamoci che finché siamo vivi, finché respiriamo, abbiamo il potere di poter cambiare le nostre convinzioni. Solo un fossile rimane sempre uguale a se stesso nel corso degli eoni. Quindi non c'è nulla di male nel cambiare idea nel tempo. Quindi sostanzialmente parto già subito a bombazza dicendo che io personalmente, io Roberto, sono contrario a mescolare la musica con la religione e la musica con la politica, almeno la musica mia, la musica che faccio io. E poi vi dirò anche il perché. Naturalmente le motivazioni sono del tutto personali, non c'è scritto da nessuna parte, ripeto, che sia giusto o sbagliato. Ma se ragioniamo un attimo, la musica intesa come tale ha un stretto, strettissimo legame con, ad esempio, la religione. Se pensiamo per esempio i brani, le musiche, i canti che sono stati scritti e tuttora vengono cantati e suonati per la Chiesa, e non mi riferisco solo alla Chiesa apostolica cattolica romana, mi riferisco a tutte le chiese di tutto il mondo, qualsiasi chiesa, qualsiasi religione, qualsiasi credo ha i propri canti. Quindi non è un caso che molti brani, molte musiche che sono state scritte e che ancora vengono scritte inneggiano
all'altissimo, inneggiano al settimo cielo, è del tutto normale ed è una cosa secondo me storica, quindi è un sodalizio che esiste, ma che parte più che da un regolamento scritto da qualche parte, è una cosa che parte dal cuore, è una cosa che parte dall'anima. Poi, per carità, possiamo credere o non credere, possiamo essere praticanti oppure no, questo è un altro discorso, ma fatto sta che la musica ha un legame stretto con la religione. Si pensi ad esempio che anche l'arte tutta ha un legame strettissimo con la religione, non solo la musica ma anche la pittura, anche la scultura e via dicendo. Le più elevate opere artistiche, e che noi in Italia dovremmo saperne qualcosa, si trovano proprio nelle chiese, fra l'altro, o comunque fanno parte di un contesto religioso. E per quanto riguarda la politica, la questione è un lievemente diversa, ma mica tanto, perché comunque la musica è stata scritta e naturalmente anche cantata anche per quanto riguarda la politica. Restando in Italia, vediamo proprio i due opposti, quindi bandiera rossa da una parte e faccetta nera dall'altra, quindi d'accordo, poi ce ne sono 20.000 miliardi di brani in più, però d'accordo, queste diciamo che sono un po' le antipodi, sono le due iconiche, diciamo, brani, ecco, questi sono brani che effettivamente hanno un forte sapore politico, perché naturalmente si riferiscono a due filoni, quindi due ideologie molto diverse e diametralmente opposte. Quindi abbiamo sì, anche in questo caso, musica che magari ripercorre gli avvenimenti di un grande politico o di un grande statista, o magari una semplice inno di partito. Quindi sostanzialmente anche nella politica c'è la musica, o meglio, nella musica, volendo, c'è anche la politica. D'altronde, ragazzi, la musica la si fa praticamente per ogni cosa, la si fa per fare gli inni delle squadre di calcio, la si fa per fare le colonne sonore dei film o dei videogiochi, la si fa anche per la musica in ascensore, vuoi che non la si possa fare per la politica? Ci mancherebbe. Quindi la musica la troviamo strettamente collegata anche al mondo politico, o nello specifico come musica, come brano di un partito, oppure magari in senso più ampio come musica, come brano per una ideologia più generica che abbraccia magari varie forme, varie varianti. Ecco, e quindi io che sono musicista, tu che sei musicista, cantante, cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci? È giusto? È sbagliato? Oddio, allora anche qua non è semplice dare una risposta, più che altro non è possibile dare una risposta perché la risposta non c'è. Sostanzialmente dipende che tipo di artista siete. Il concetto che intendo dire è che dobbiamo essere coerenti con il nostro pubblico. Voglio dire, se io sono un musicista che suona in una band che è apertamente contro il clero, perché ci sono anche quelli anticlericali, sicuramente il pubblico si aspetterà un certo tipo di brani. Non mi metterò di certo a fare "Ti ringrazio mio signore", ok, un esempio. La stessa cosa, se suono in una band che sono apertamente, che ne so, di sinistra, mi viene in mente Litfiba, mi vengono in mente Modena City Ramblers, mi viene in mente anche il mitico Francesco Guccini, e ce ne sono molti che è palese che siano di sinistra, sicuramente il pubblico che va ad ascoltare questi artisti, che va in live o che si compra il disco, sicuramente si aspetterà un certo tipo di brani, un certo tipo di musica. Quindi ci sono degli artisti che si sono espressamente esposti, schierati o da una parte o dall'altra, sia per quanto riguarda religione o politica, altri che invece non l'hanno fatto.
ma non perché hanno paura del dissenso o del consenso popolare, ma semplicemente perché o non sono interessati o semplicemente non sono tenuti a farlo, perché ovviamente il credo religioso e il credo politico è del tutto una cosa del tutto personale. Quindi sostanzialmente la discussione nasce quando un artista, fino a quel momento sempre rimasto super partes, prende una posizione. E questo succede che il pubblico che lo segue, che l'ha seguito fino a quel momento, si trova diviso. Alcuni esempi, se pensiamo per esempio negli Stati Uniti, se non vado errato, Bruce Springsteen ha fatto dei concerti in favore alle elezioni per Obama, quindi si è schierato completamente dalla parte sua. Ecco, questo può essere una bella cosa o una brutta cosa, ma capite anche voi che il pubblico naturalmente in questo caso l'ha diviso a metà, ha perso tra virgolette metà delle persone, perché poi entra in gioco un po' anche il discorso, il sentimento. Mi viene in mente ad esempio un altro concerto, quello di Roger Waters, dove sul palco, nel mega schermo dietro al palco, fece mettere la scritta sostanzialmente Trump è un maiale. Ecco, capite anche voi che probabilmente qualcuno che ha votato Trump magari ascoltava anche Roger Waters. Trovarsi di fronte all'artista che magari è anche il tuo artista del cuore, magari ti piace anche e ti trovi che ti fa una scenata, devo dire, del genere, ok, uno potrebbe dire vabbè, bisogna saper scindere, la musica è una cosa, la politica è un'altra, la religione è una cosa, la musica è un'altra. Sì, d'accordo, a parole tutti sono capaci, ma in realtà siamo degli esseri umani e siamo fatti non solo di carne e di ossa, ma siamo fatti anche da emozioni. E cavolo, il disco di quell'artista lì magari non lo compri più tanto volentieri, magari non vai più al concerto a vederlo suonare e cantare con così tanto entusiasmo come prima. Quindi quando una persona prende una certa posizione gli diventi proprio divisivo. Si pensi per esempio che qua in Italia abbiamo avuto vari cantautori e cantautrici che si sono iscritti al partito, alcuni di questi sono diventati anche europarlamentari, quindi per carità, non è che abbiano sbagliato, è un loro diritto, quindi nulla di male, ma diventi una persona divisiva, perché magari fino a quel punto ti ascoltavano tutti, da quel punto in avanti sostanzialmente è facile che ne hai perso qualcuno per strada. Naturalmente ragazzi, questo è un po' un concetto, non che sia sbagliato fare il concerto per Obama o contro Obama o farsi eleggere europarlamentare oppure no, oppure fare una canzone che illeggia Allah anziché il Padre Eterno, per carità, ma il punto è che dal momento che sei un artista e che magari vivi di musica, le persone che ti comprano il disco, le persone che vengono al concerto sono sostanzialmente tuoi clienti, e in un'ottica di marketing è meglio abbracciarne più possibili piuttosto che dividere. Quindi sostanzialmente, come dicevo prima, non c'è una risposta giusta, una risposta sbagliata, non c'è nemmeno qualcosa di realmente giusto o realmente sbagliato. Ognuno in cuor suo, artista o pubblico che sia, fa le proprie scelte. Naturalmente io per esempio, come vi dicevo all'inizio del video, nel mio piccolo, nel mio personale, evito di intromettermi in questo. Per due motivi, e qui mi espongo, faccio outing, diciamo. Uno, sono ateo, io non credo in Dio. Due, non credo neanche nella politica, almeno non credo in questa politica di questi anni. Quindi sostanzialmente sono due sfere che per quanto mi riguarda non mi toccano più al momento. Poi magari un giorno cambierò idea, come ho detto non sono un fossile, posso sempre cambiare idea e me lo auguro, perché c'è bisogno di credere in qualcosa, però al momento queste cose non mi interessano, il mio concetto è un altro.
sostanzialmente, proprio perché la musica è arte e abbiamo visto che la musica è collegata quindi sia alla politica sia alla religione e molte altre cose, io preferisco tenermela stretta alle molte altre cose, quindi faccio volentieri a meno di queste due qua. Penso che la musica sia un bene di tutti, tutti dovremmo avere il diritto di poter assaporarla, di poter ascoltarla. Quindi già prendere parte da una parte e dall'altra significa praticamente negare ad una parte delle persone il piacere di ascoltare la mia musica, o all'inverso negare a me, artista, la possibilità di avere un seguito anche da quelle persone. Quindi personalmente evito proprio di usare la mia musica in questi due con questi due scopi, che non significa ovviamente non prendere posizione, perché ho già detto che sono ateo e non credo nella politica di oggi, quindi di fatto questa è già una dichiarazione, quindi è solamente una questione di come uno la vede, come uno la intende. E ripeto, il problema non nasce tanto dal fatto di cantare, suonare per uno o per l'altro, o schierarsi da una parte o dall'altra. Il problema è che se siamo sempre stati degli artisti che hanno pensato alla musica intesa come tale, punto fine, stop, quando ci si schiera pro o contro qualcosa, ecco che comincia a stridere. Questo, ragazzi, attenzione, da non confondere però con la musica scritta come denuncia sociale. Si pensi per esempio al blues, che ormai praticamente è un genere che ha 100 anni, ebbene per carità è malinconico e triste, ma denota fortemente le condizioni di vita di questi poveri cristi che lavoravano nei campi di cotone. Ma lo stesso rock, inteso come tale, è la musica, il genere di quelli che sono incazzati neri, quindi negli anni 70-80 era strapieno di brani che denunciavano le guerre, che denunciavano le condizioni di vita dei popoli, delle popolazioni meno abbienti, quindi è anche oggi è così, quindi non è da confondere questo. La protesta e la denuncia non ha niente a che vedere né con la religione né con la politica. Da quel lato lì invece io credo che la musica abbia un potere fortissimo in questo senso di protesta, di denuncia. Fratellità, anche proprio quel genere lì, mi riferisco al rock, è nato proprio dal malcontento un po' generale che c'era alla fine degli anni 60 inizio anni 70. Quindi ecco, questa è una roba, politica e religione è tutta un'altra cosa, chiaro? Quindi sostanzialmente questo è come la penso io. Io cerco di avere le vedute più aperte possibili, quindi sia la protesta sia la denuncia sociale bisogna che qualcuno lo dica, bisogna che qualcuno si faccia sentire, per carità, ma parlo sempre per me, evito di entrare nella politica o nella religione. Poi magari da qua a un mese, una settimana, un anno, 10 anni o magari mai posso cambiare idea, e questa è la roba fondamentale, chiaro? Quindi non so, vorrei sapere voi che cosa ne pensate. Questo è un tema un po' spinoso, perché quando si parla, ripeto, di politica, di religione, cominciano a fibrillare gli animi. Naturalmente siamo gente civile, siamo gente educata, scrivete i vostri commenti educatamente e magari chissà che non nasca una discussione che possa far crescere proprio tutti quanti noi. Io vi ringrazio nuovamente e detto questo non mi resta che salutarvi. Ciao a tutti, ciao ciao!